Buongiorno, ciao a tutti. Oggi parliamo di questa mostra bellissima, straordinaria che si è aperta sabato scorso a Treviso, la mostra su El Greco. La mostra ha aperto sabato 24 ottobre e sarà a Treviso, a Ca' dei Carraresi, fino al 10 di aprile. È una mostra veramente molto interessante perché ci permette di conoscere questo pittore veneziano, ma anche greco, ma anche romano, ma anche poi soprattutto spagnolo, molto da vicino. E la mostra ripercorre e cerca di ricostruire quella che è stata la formazione italiana, in particolare veneziana di El Greco, quindi fondamentalmente gli anni della sua giovinezza. Questo pittore è assolutamente interessante perché la prima volta che io lo vidi ero giovanissima, avevo appena cominciato a studiare storia dell'arte, avevo circa 16 anni e ricordo che lo vidi a Madrid, al Museo del Prado, e rimasi veramente sconcertata dalla incredibile modernità di questo pittore che nasce nel 1541, nasce a Creta nel periodo in cui l'isola è sotto il dominio della Serenissima Repubblica, per cui lui nasce in una Creta che è di dominazione veneziana. E ricordo di essere rimasta veramente sconvolta da questo pittore, perché ricordo che si trattava di un pittore della fine del Cinquecento, ma per me, agli occhi di una giovane ragazza, quale ero io, era un pittore veramente incredibilmente moderno e facevo davvero fatica a collocarlo nel periodo storico in cui realmente ha vissuto ed ha operato. E ricordo questi volti allungati, ricordo queste espressioni veramente molto intense, molto profonde e molto diverse rispetto agli altri artisti, agli altri pittori, soprattutto italiani, ma non solo italiani, che avevo cominciato a vedere. E ricordo che probabilmente non l'avevo capito. Forse non l'ho capito neppure adesso, ma siamo qui a parlarne. Però ricordo di essere rimasta veramente impressionata da quel pittore. E sono davvero felice che ci sia una mostra a Treviso su El Greco. Come dicevamo, nasce a Creta nel 1541, si forma a Creta in una bottega dove lui fondamentalmente studia e produce delle icone bizantine. Quindi parte dall'arte tradizionale, dall'arte bizantina, poi sente l'esigenza di venire a Venezia per poter studiare da vicino quegli artisti che lui tanto aveva conosciuto e di cui aveva sentito parlare, come Tiziano, soprattutto come Veronese. Quindi viene a Venezia, trascorre un periodo a Venezia, dopodiché il Greco si sposta a Roma e poi definitivamente andrà in Spagna, per la precisione a Toledo. Per cui il Greco è un pittore greco nato a Creta, sotto il dominio veneziano, che si forma in Grecia, ma si forma a Venezia, passa per Roma e poi sviluppa la sua straordinaria arte in Spagna. Quindi possiamo veramente dire che il Greco è un pittore europeo moderno. Cito soltanto alcune tra le opere più famose, poi avremo modo di parlarne in futuro perché dedicheremo molto spazio alla mostra di El Greco a Treviso, a Ca' dei Carraresi. Soltanto per citarne alcune che sono veramente straordinarie: La guarigione del cieco, L'adorazione dei pastori, il bellissimo ed intensissimo San Francesco, L'ultima cena. Accanto ad alcune opere della produzione pittorica, soprattutto giovanile, di El Greco, ci sono poi opere di altri artisti di assoluto rilievo, come ad esempio Tiziano, Parmigianino e Paolo Veronese. Quindi vale veramente la pena vedere questa mostra. Da non dimenticare poi che la mostra si trova a Ca' dei Carraresi, in pieno centro storico di Treviso. Treviso, che è una città che dista 30 km scarsi da Venezia, per cui per chi viene a visitare Venezia, veramente con il treno sono 25 minuti, viaggio comodissimo, molto piacevole. Si arriva in centro a Treviso, si può visitare la mostra, ma soprattutto poi si può visitare la città di Treviso, che è una città carinissima, città medievale, città dove il centro storico è veramente estremamente elegante ed è ricchissimo di riferimenti storici, di documentazione, di opere d'arte, di case affrescate, di vie d'acqua, di corsi d'acqua, perché Treviso è una urbs picta, cioè una città dipinta, ma è anche una città d'acqua, per cui veramente vale la pena prendersi una mezza giornata, o magari, perché no, una giornata o di più, per visitare Treviso e la mostra di Ca' dei Carraresi. Grazie.